Allora, abbiamo il presidente del Centro Studi Assaggiatori e professore di analisi sensoriale dell'Università di Verona, Udine e Cattolica, di Piacenza, giustamente, pensavo altra cosa, allora Luigi Odello, famosissimo nel settore della GLAM, però lo prendiamo volentieri. Grazie, grazie anche per la bella presentazione, buongiorno a tutti voi. Sono contento di essere qui a parlare su un progetto che ha un'importanza tale che forse oggi come oggi non tutti gli italiani se ne rendono conto e non so neanche quanti proprio dei produttori di grappa. Voi immaginatevi che l'Italia da alcuni anni è diventata esportatrice di know-how per la caratterizzazione dei prodotti. E a me destabilizza un poco quando vado a pensare che un paese come il Perù, così distante da noi, chiami noi italiani per andare a tutelare un acquavite come il Pisco, a caratterizzarla, perché in realtà è già una acquavite a denominazione di origine. Ma mi destabilizza ancora di più il pensiero che siamo chiamati da un Brasile che fa 2 miliardi di litri di cachaça all'anno, quindi immaginate, mare di roba che può essere indefinitamente portata a livello di carburante piuttosto che di consumo umano, e nell'ambito di questo mare sta cercando di ricavare dei territori, di ricavare delle nicchie dove andare a creare. La professoressa, la preside prima, diceva della qualità. Non sta a me andare a tracciare le linee, come giustamente ci ha fatto Stefano Sorico, iniziando con il discorso del progetto che sta seguendo il Veneto, la parte prettamente, chiamiamola così, tecnica, quanto piuttosto andare a dire quali sono attualmente gli indirizzi che noi ravvisiamo a livello non soltanto italiano e non soltanto sulla grappa, ma un po' anche a livello mondiale, proprio sulla caratterizzazione dei prodotti. Ora, che la grappa sia un'espressione di un territorio lo potremmo definire un postulato, perché chiaramente discende da una cultura e da un'interazione tra i produttori e i consumatori con quella che è l'uva che viene prodotta sul territorio, e di conseguenza noi otteniamo un prodotto con determinate caratteristiche. Vorrei darlo come postulato, spero che non possa essere messo in discussione perché è un po' alla base di tutto, ma le grappe di un determinato territorio devono avere un minimo comune denominatore che io posso individuare e misurare affinché possano essere tutelate e protette, altrimenti vorrei dire che ritorniamo, e purtroppo in questi giorni stiamo vivendo anche di queste cose, a un semplice passaggio di carte, cosa che può comportare, come si vede in determinati casi, alcuni problemi non lievi. Ora, qual è a questo punto, dato un postulato e dato un assioma, il valore cardine che noi dobbiamo avere per andare a tutelare e per conseguentemente poter promuovere un prodotto? È sicuramente che il tipo che noi andiamo a individuare sia un tipo che soddisfa il consumatore. Non possiamo parlare di qualità se non pensiamo alla soddisfazione del consumatore. E soddisfare il consumatore non è sicuramente, cosa che intendono certi personaggi che si occupano di marketing, fare il prodotto che piace al consumatore anche andando contro la tradizionalità o la tradizione, ma semplicemente andare a individuare determinati tipi di prodotto che sicuramente in un comprensorio, in un territorio esistono e che lo soddisfano, tenendo in considerazione che da 70.000 test sui consumatori più circa 2.000 test di laboratorio per 70 merceologie differenti sono state emerse, qua non parlo solo di grappa, delle tendenze molto precise in fatto di sensorialità per i prossimi anni nelle cosiddette economie avanzate, tendenze che vanno dalla crescita degli scolarizzati del gusto, quindi bello l'intervento di Zambon sul discorso della grappa e del turismo, voglio dire c'è della gente che oggi impara a riconoscere i prodotti e la qualità dei prodotti e tante altre cose, per esempio la crescita del movimento critico del gusto, quindi non possiamo neanche più permetterci,
bello a questo punto, scusatemi ancora l'inciso, ma quello che ha detto Stefano Solico, andare a individuare i fattori che vanno a ledere all'edonismo che può fornire un prodotto, perché logicamente il movimento critico del gusto avanza e noi ci troveremo sempre di più che il passaparola conterà nel consumo di determinati prodotti. C'è un declino delle differenze di genere, uomini e donne praticamente consumano ormai sempre di più le stesse cose, o meglio, manifestano le stesse tendenze sensoriali. Siamo, e questo penso che il Veneto, voglio dire, il più grande produttore di grappa in Italia, debba tenerne conto, siamo alla ricerca di un'esperienza sensoriale perduta, quindi siamo alla ricerca dell'autenticità. È un convegno dove ci sono tante personalità, questo qua se no mi verrebbe da farmi scappare una ricerca recentissima di grappe, tra virgolette, aromatizzate, ma non dichiarate come tali, sul mercato, dove è stato proprio il consumatore, test recentissimi che abbiamo fatto, a bollarle, che vuol dire che le riconosce, che identifica l'autenticità di un prodotto, e questo rincuora davvero molto tutti. Stiamo al ritorno degli aromi autentici, abbiamo una universalizzazione del floreale, provate a pensare tra le grappe venete quante potrebbero andare a soddisfare questo tipo di consumatori. Abbiamo un declino del fruttato e tra i caratteri della grappa veneta lo vedremo, sicuramente il fruttato è una parte importante. Abbiamo delle contaminazioni culturali, non saremo solo più noi per fortuna a bere grappa, saranno sempre di più gli altri, speriamo che lo siano davvero, ma sicuramente queste contaminazioni culturali ci serviranno anche per trasmettere agli altri il profilo sensoriale della grappa. Siamo alla ricerca della morbidezza e questo ormai nella grappa è una campagna, tant'è che la gente confonde il morbido col dolce, cosa che assolutamente nella grappa non è da fare, anzi vuol dire proprio andarla a snaturare, e siamo ad una ricerca della coerenza sensoriale. Io porto sempre una metafora quando parlo di coerenza sensoriale, se mi passa vicino una bella donna con Chanel numero 5 trovo la cosa molto coerente, se passa un elefante vicino con Chanel numero 5 c'è qualcosa che non mi convince.